Puglia Connection, la Puglia che suona. Connection. Puglia Connection. Siamo tornati in diretta in voce Carlo Chicco per RKO. Questa è Puglia Connection, lo spazio che insomma noi di RKO dedichiamo alle produzioni pugliesi. Ci sono già tantissime puntate alle spalle, le potete recuperare sulle nostre piattaforme o www.rkoneer.com, sulla nostra pagina Spreaker. Però c'è una novità in questa nuova stagione. Nel 2021 ho deciso di entrare in voce, perché prima era semplicemente una selezione musicale che vi portava ad ascoltare un po' dai classici fino alle ultimissime uscite discografiche, quindi dai titolati alle band emergenti. Però ho deciso, quindi vi toccherà ascoltare ancora la mia voce. Vorrei parlarvi dei gruppi che suono, e in particolare poi oggi in studio c'è Alberto Parmigiani, che è insomma un caro amico. Ciao Alberto, come stai? Buonasera, ciao, bene. Saluto bene anche Antonio Di Martino. Ciao, buonasera. Ok, che abbiamo già ospitato, attenzione, io infatti non mi voglio sostituire assolutamente Nicola Gaeta, che salutiamo. Ciao Corino. Infatti molti l'hanno chiesto,
prossimamente tornerà a trasmettere nel suo spazio blu, appunto dedicato al jazz, qui su RKO. Però Puglia Connection, appunto, parla di musica pugliese. Abbiamo ospitato già nella prima puntata settimana scorsa una band giovanissima. Ecco, tu che sei un veterano, Alberto, ti faccio ascoltare la band che ha vinto Arezzo Wave nel 2020. Sono stati qui proprio in studio la settimana scorsa. Si chiamano Botanic. Senti un po'. Ok. Botanic, che saluto, pezzo iniziale dedicato invece a Michele Moschini, insomma, che ci ha mandato il suo materiale addirittura da Parigi, però lui è pugliese ovviamente come noi, e ci ha tenuto un po' a farsi ascoltare attraverso RKO. Detto questo, caro Alberto, allora bentornato, insomma, perché ci sei stato già sì. Qui nei nostri studi, però con Nicola. Era l'inizio di questo progetto, infatti ti portai due brani che erano ancora inediti. Giusto, è vero. Sì, adesso sì. Mi sono ricollegato mentalmente a questa. Sì. Ora, a questo punto però, presentiamo il progetto Soul Hunters, come è nato, e anche le collaborazioni, perché insomma, visto che ci sono un po' di ospiti. Okay. Allora, Soul Hunters è, in realtà è una cosa a cui pensavamo già da diverso tempo con Antonio, perché sarebbe stata la naturale continuazione del mio lavoro, diciamo di jazzista un po' più mainstream. Però diciamo, la mia passione per il soul, per la musica, anche per la musica elettronica, per l'hip hop, è cresciuta negli anni, è cresciuta fino a portarmi poi a questa necessità di mettere fuori questo disco dove diciamo le sonorità un po' più legate al mainstream, al jazz, sono un po' passate in secondo piano e invece l'aspetto più soul, hip hop, black è venuto più fuori. E quindi è una cosa a cui pensavamo già da forse 2-3 anni, però nel frattempo ho continuato a scrivere fino a che avevamo abbastanza materiale per mettere fuori questo album. Io volevo chiederti, ecco, dato che tu sei irrefrenabile, nel senso che non ti fermi mai, no? Che posto occupa il progetto Soul Hunters nella tua carriera artistica? Allora, ne hai tanti di progetti, quindi... Sì, diciamo che come compositore io non mi fermo mai, scrivo sempre, però diciamo che questo tipo di scrittura è venuto sempre più a galla, fino a che era impossibile non mettere su questo progetto. E al momento le mie due, diciamo, i miei due lavori più importanti sono Soul Hunters e il mio quintetto. Poi comunque all'interno dell'etichetta della Ama Records di Antonio mi capita di collaborare con tanti musicisti. Appena
prima di questo avevamo fatto il disco di Pippo D'Ambrosio, che è un altro contenitore pazzesco, dove ci sono un'altra vagonata di super musicisti, e con questo disco abbiamo avuto la possibilità di tirare dentro veramente tanta gente. Infatti siamo 12 nell'album. Sì. Incredibile, sì, come avete fatto a mettere insieme tutte queste persone, più che altro teste diverse, anche con connotazioni diverse, credo. Sì, beh, la cosa si è andata sempre più, diciamo, ha sempre preso più forma durante gli ultimi 7-8 mesi, periodo in cui io mandavo i provini ai vari musicisti e poi loro mi rimbalzavano il feedback, insomma, abbiamo messo a punto i brani. Poi c'è stata anche la fortuna di poter lavorare con Brian, questo rapper americano che ha vissuto a Bari in passato, sì, poi ora vive a Milano, lui ha sposato una donna barese, e poi con un altro colpo di fortuna è stato quello di Pasquale Strizzi, che è un super produttore che ha vissuto, in realtà vive a Los Angeles, ora vive è tornato qui in Italia per via del Covid, ma lui è un pianista pazzesco e un compositore altrettanto pazzesco, tant'è che fa parte di produzioni internazionali, fra cui Glasper e tanti altri. E niente, lui, siccome è il compagno di Paola Arcieri, giorno che stavamo in studio a registrare la voce di Paola, ci ha fatto questo regalo, si è seduto al piano, ha iniziato a suonare, giustamente Antonio abbiamo detto proviamo a dirglielo e lui si è offerto alla grande, ci ha messo una firma pazzesca su un brano, insomma, molto molto apprezzato. Tra l'altro approfitto anche per salutare Tullio Ciriello. Certo. E poi volevo, insomma, chiedere anche a Antonio, approfittando della sua presenza qui, Antonio, insomma, Di Martino, che con la sua Mara Records è un personaggio illuminato, secondo me, no? Alberto, perché insomma dà spazio a delle produzioni importanti, a parte l'esperienza che ha, credo che sia ormai, insomma, decennale, forse di più, 35 anni, vai. infatti è importante sempre nel discorso che stiamo appunto affrontando, non la questione delle produzioni pugliesi, no? Dato che credo che poi, insomma, stiamo vivendo anche un periodo difficile, certo. Antonio, qual è sicuramente la passione alla base, no, del tuo lavoro, cosa ti spinge a non mollare mai, a continuare a cercare musica e sperimentare? Beh, in realtà questa passione, che è veramente indomabile, a noi piace la musica, è quello che ci ha portato a diventare amici da ragazzi, è il collante che ci ha tenuto amici tutta la vita, finché poi non abbiamo deciso di trasformare questa passione in questo lavoro. Certo, è un momento veramente, veramente difficile. L'etichetta, dal punto di vista del riconoscimento, soprattutto internazionale, ci dà soddisfazioni tutti i giorni. Il disco di Alberto è uscito venerdì, con una promozione partita un mese fa, abbiamo già ottenuto disco del mese da una radio francese, tra ieri e oggi ci hanno suonato Finlandia, Portogallo, Francia, Inghilterra più volte, cioè io cerco di documentare il lavoro degli artisti che ritengono abbiano qualcosa da dire. Ultimamente poi abbiamo fatto tante produzioni internazionali, abbiamo prodotto Sania Markovic, che è una fantastica musicista serba, Sebastian Jarus, Avishai Darash di Israele, insomma, ci piace molto creare questo gigantesco melting pot. Poi la mia idea è quella di... io non vorrei avere tantissimi artisti, io vorrei avere un gruppo di artisti con i quali poi sviluppare progetti. Per esempio Alberto ha fatto un tour con Avishai Darash e Daniele Cappucci al contrabbasso, hanno suonato in 3-4 nazioni diverse, due anni fa, l'anno scorso. Bene, abbiamo fatti due in realtà, uno dopo e l'altro. E quindi mettere insieme le idee di Alberto con quelle di Avishai è stato bellissimo, è venuta fuori una miscela completamente nuova, originale, che ci ha dato veramente tantissima soddisfazione. Quindi sì, cerchiamo di fare il massimo per tirare fuori le risorse che ci consentano di andare avanti, e sicuramente il Covid ci ha danneggiato moltissimo, però continuiamo, questo è il nostro lavoro e questo vogliamo fare. Poi correggimi se sbaglio, credo che poi la Puglia abbia un'importante tradizione legata al jazz e derivati, no? Sì, beh, insomma, io come dico spesso, io faccio parte di questa associazione che si chiama Deidi, che è l'associazione dell'etichetta indipendente di jazz, e quando parliamo, insomma, l'Italia ha veramente un panorama di musicisti straordinari che io ho avuto la fortuna di documentare, come Gianluca Villar, Andrea Gomellini, Fabio Tullio, veramente l'Ippocontrio.
veramente dei musicisti raffinatissimi. Però io spesso dico che secondo me in questo momento l'eccellenza del jazz risiede proprio in Puglia, perché il numero di musicisti che viene da questa regione è veramente stratosferico, sì. Senza nominare quelli che sono in Puglia, ma quelli che sono fuori. Pasquale Strizzi è un esempio, sì. E cioè, tu ci hai fatto sentire un altro artista che io non conoscevo, Mauro pure, Mauro Gargano, sì. Come tantissimi. Quindi sì, la Puglia è veramente un bacino florido e incredibilmente creativo. Poi non dimentichiamoci di Nicola Conte, certo, che sono anni che fa un lavoro veramente straordinario dalla Puglia, quindi veramente insomma tanta soddisfazione. Va bene, perfetto. Io a questo punto direi ci ascoltiamo un pezzo, poi torniamo in voce. Solanters. You know the guy from the old city? Thank you.
Hey, what's up? You know the guy from the old city? Yeah, I know him. Yo, too bad, man. He's on the verge of a breakdown. Really? You know, it's gonna be really short. It's gonna, you know, it's gonna go down. Oh, poor guy, bad. He really loved music. Yeah. Damn, man. Life is so weird sometimes. I know, man. Poor producer. Yeah, it stinks. Just a poor producer. Poor producer. Solanters qui su Puglia Connection, RKO. E, allora Alberto, magari lo facciamo spiegare anche a Antonio, perché una curiosità su questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Tale of the Poor Producer, che, ma dai, è vera questa storia? Sì, questo, sì, no, questo pezzo, quando io e Alberto ci divertiamo, diciamo, per questo disco c'è stata una fortissima collaborazione fra me e Alberto e Tullio Ciriello, che hai nominato prima. Quando poi sceglievamo i titoli per questi brani, abbiamo deciso di chiamare questo Tale of a Poor Producer, che vuol dire la storia di un povero produttore. Questo perché un po' di tempo fa, così, ho avuto così una discussione con un musicista che mi diede del povero produttore, quindi ci era sembrato carino dare questo titolo a questo brano. Beh, glielo dedichiamo, insomma, in qualche maniera. Come si dice, you know who you are, we know where you live. Esatto, esatto. Invece un'altra domanda sul suono di questo disco. Ascoltando tutto il disco, no, di tutto d'un fiato, mi è sembrato che ci sia anche delle... ogni brano abbia una sua direzione, no? Delle caratteristiche particolari, anche delle sfumature particolari. Dipende dagli ospiti che hai avuto nel disco, oppure proprio è una tua idea di base? Tutte e due, sicuramente. Okay. Diciamo che alla base c'è la scelta dei musicisti da invitare su ogni singolo brano è stata diciamo una conseguenza di questa riflessione. Quindi i musicisti che abbiamo, per esempio sul brano che abbiamo appena ascoltato, che in realtà è il brano più jazz dell'album perché non ha tanti campioni, c'ha solo due campioni, e i musicisti sono di estrazione puramente jazzistica. Infatti c'è Fabio Accardi alla batteria, che è totalmente acustica, il giovane Franceschino Schepisi, che è un musicista che si sta un po' imponendo, diciamo, sulla scena, come si sì, affermando come pianista e tastierista. Poi c'è Francesco Lomangino, che è un mio collaboratore ormai da 25 anni, dal mio secondo album, che suona il flauto e il sax tenore, insomma. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, sì, diciamo, ogni musicista è stato pensato in seguito alla composizione. Quindi, per esempio, sul brano, diciamo, più che ha una connotazione più fortemente legata al soul e al new soul, c'è Paoletta Arcieri e Pasquale Strizzi, poi c'è Brian Ferrer. I brani un po' più soul invece c'è Donatella Montinaro, insomma, sì. Per rispondere alla tua domanda, sì, sono... Sì, tra l'altro un'altra delle mie curiosità era appunto il fatto che, insomma, avendo anche... dovendo comporre musica anche per progetti paralleli, progetti diversi, no? Ecco, a livello di concentrazione, cioè come fai a pensare poi quel brano per quel determinato progetto? Non va in confusione? Beh, in questo c'è Antonio che, diciamo, spalla, quindi... mi aiuta molto. Poi in questo brano abbiamo lavorato dal punto di vista della composizione e del sound design, abbiamo lavorato molto in tre, quindi ogni volta che andavamo, io facevo le preproduzioni nello studio di sopra, poi andavamo giù nell'altro studio, diciamo lo studio quello grande, dove con Tullio poi mettevamo appunto il suono, diciamo, proprio del brano definitivo, sì. Come diceva Antonio, stanno per uscire anche delle interviste sui giornali vari. Beh, insomma, Sì, beh, Solantes, devo dire che un po' inaspettatamente ha vibrato subito fra gli amanti della musica, quindi ci sono state subito delle reazioni, e quindi ora sì, uscirà un articolo su Rockerilla, ma diciamo stanno già suonando tanto in radio, sì, ecco, sì, che sì. È una grande soddisfazione.
A questo punto continuo a selezionare un po' di musica e questo Night Ride Allora, Night Ride è un pezzo che ha voluto fortemente Antonio, perché aveva intravisto, diciamo, la possibilità che diventasse quello che è diventato, e quindi abbiamo lavorato con i Tre Fiati e Paola ci ha aiutato a mettere giù le linee vocali, e devo dire che lei è stata, ha avuto un'intuizione fantastica. Infatti tutte le doppie voci appena le abbiamo sentite ci hanno entusiasmato. No, ma in realtà questo brano che Alberto aveva precedentemente registrato sul suo penultimo disco, provandolo per un concerto, Paola improvvisò una parte vocale. Fantastico. E io dissi: no, dobbiamo farlo così, più lento, con Paola che canta. Ok. Way too far, way too far. On my shoulders is a
Grande, io direi che è un pezzo bellissimo. Grazie. Tra l'altro, devo ammettere, si stava compiacendo, no, Antonio, prima. Effettivamente sei bravo, Alberto, guarda, sei un poco di classe. A parte gli scherzi, insomma, una produzione ovviamente da un veterano, come dicevo in apertura, del jazz, ma non solo. Invece ho apprezzato moltissimo il video del prossimo pezzo che stiamo per ascoltare. Molto bello anche quello, molto grazie, raffinato, e credo che sia proprio anche in sintonia con la musica, con il progetto. Sì, anche il testo, insomma, rispecchia un po' i nostri tempi, perché Where Has All The Love Gone è una riflessione sul fatto di come spesso l'amore svanisce e rimane, insomma, nel ricordo un po' così raffreddato. Però il punto di partenza è un altro, cioè, si parte con dei grandi progetti e poi spesso svanisce, quindi è una riflessione sui nostri tempi. Un po', ma è anche un doppio significato, non soltanto per, diciamo, una situazione personale, ma anche maggiore. Veramente, sì, sì, a volte ci domandiamo dove è andato a finire l'amore. Viviamo un mondo dove veramente il distacco, la distanza è diventata proprio la prassi. Sì. E qui c'è la brava Donatella, la seconda, diciamo, le due voci sono Paola e Donatella, e poi c'è Brian, però questa, insomma, è Donatella Montinaro. Tanto, ovviamente, io non vengo, insomma, voi lo sapete, no, dal mondo del jazz, ma per esempio proprio nel periodo del lockdown ho visto tantissimi film in cui spesso e volentieri, no, c'era sempre questo club jazz, no, si andava via a ascoltare musica, ma artisti sempre nuovi ogni sera, c'era una jam session, e io ho pensato, guarda, manca, cioè, c'è stato anche da noi a Bari, però tempo fa, sarebbe bello ritornare, no, avere dei posti, dei riferimenti. Certo. C'è stato un tentativo di rinascita, sì. In realtà non è stato un tentativo, stava iniziando a prendere piede il Duke di Guido. Com'è? Purtroppo no, c'è stato il lockdown, esatto, quindi il povero Guido è rimasto un po' fregato, nel senso che stava partendo così bene, ha fatto un sacco di belle cose, sì, dei bellissimi concerti, e quando stava iniziando ad esplodere c'è stato... È un peccato. Vabbè, sì. Speriamo, insomma, di auguri, di recuperare. Guido. Esatto. Sì. Infatti, invece, prima di ascoltare il prossimo pezzo e salutarvi, riferimenti sia per i Solanters, c'è una pagina Facebook o cosa? Sì, c'è una pagina Facebook, c'è un sito sull'etichetta Ama Records. Poi, per qualsiasi informazione, ovviamente su Facebook e su Instagram ci sono le pagine, tutto quanto. Tutte le informazioni, sì. Okay. Possiamo soltanto velocissimamente nominare tutte le persone, certo, che hanno collaborato, certo, a questo, certo, progetto. Assieme ad Alberto, Antonio e Tullio Ciriello ci sono Francesco Lomangino, Francesco Schipiri, Donatella Montinari, Paola Arcieri, Pasquale Strizzi, Francesco Schipisi, Gianluca Ceto, Fabio Accardi e Giampaolo Larentaci, okay. Brian Ferrer. E poi voglio anche mandare un saluto. Ah no, Giovanni, Giuseppe Todisco, Antonio Fallacara. Sì. Sì, fiati, insomma. Poi voglio fare un ringraziamento speciale a Nico De Cesare, che ci ha curato il mastering, e soprattutto a Lucia Chianura, che ci ha disegnato forse la copertina più bella dell'etichetta. E non per ultimo il mio carissimo amico Giacinto De Pasquale, che ha fatto il video. Fantastico, va bene. Io, insomma, ringrazio sia Alberto che Antonio. Grazie a te, Carlo. Vi lascio con i Solanters. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie.
Lanters, ovviamente ricordo a tutti gli ascoltatori che l'intervista con Alberto Parmigiani sarà disponibile tra pochissimo, sia il podcast di questo programma, ma poi podcast direttamente del suo spazio. E Antonio, mi dicevi? Sì, no, volevo dire che insomma questo progetto è stato anche realizzato con il sostegno di Puglia Sounds Records 2020-2021, quindi ci tenevo a ringraziare, diciamo, la struttura di Puglia Sound, che come sempre ci fornisce sempre un sostegno che soprattutto adesso è veramente essenziale. Grazie Puglia Sounds. Perfetto, io direi a questo punto continuiamo con la musica, come insomma è stata la caratteristica di Puglia Connection sin dall'inizio, insomma, che si cambia anche e si spazia tra un genere musicale e l'altro, perché arrivano tante di quelle produzioni appunto che vanno in direzioni diverse. E, tra qualche giorno vi farò ascoltare l'intervista fatta con Giosada in un corso insomma di radio che ho tenuto all'interno dell'Accademia del Cinema di Anziteto, e quindi partecipano anche i ragazzi del corso di radio, insomma intervista Giosada, che ovviamente anche lui ha cambiato direzione a livello musicale, ha una produzione un po' più, ecco, più intima e quasi cinematografica in questa nuova veste che si chiama Gulliver, e quindi tra pochissimo insomma vi farò ascoltare l'intervista, per il momento soltanto musica. Puglia Connection, la Puglia che suona.
panico dentro le mie cellule. Ora che ti affronto a viso aperto, na, 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 na. Cerco di calmarmi respirando piano. Cerco di calmarmi liberando un pianto. Cercami soltanto se non hai voglia di lottare. Cercami soltanto se non sono necessario. Connection, spazio dedicato alle produzioni pugliesi qui su RKO. Carlo Chicco in voce, poco fa appunto in studio con noi Alberto Parmigiani con il suo progetto Soul Hunters della Mama Records, e Gulliver ancora in sottofondo. Ma invece volevo salutare insomma sia Luigi che Francesco e Celestino, ovvero Luigi Dattoli, Francesco Savino e Celestino Rutigliano, insomma dei Tiro, e spero insomma di poterli ospitare presto qui in studio. Nel mentre vi faccio ascoltare invece il loro nuovo singolo che si chiama Echo.
essere forte e non riuscirai a raggiungermi. La Puglia che suona. Ciao, sono Giuliano di Negramaro.
Puglia Connection, dedicato alle produzioni pugliesi. In particolare mi piace questo pezzo, ma anche la musica in generale della band. Adesso non so se è la mia pronuncia esatta, tipo Skies oppure Skies and Wild Flies, lo chiederemo direttamente a loro. Un sound un po' da sapore anni 90, secondo me. La voce poi perfettamente bilanciata con la musica. Ho pensato a band come Garbage, per esempio, anche Whale, insomma, un vecchio gruppo anni 90, molto interessante. Detto questo, invece, volevo salutare anche Gaia Miolla, che insomma, un cantautrice pugliese che conosciamo già da tempo, ha avuto già tante esperienze musicali alle sue spalle importanti. Poi dalla batteria è passata anche la chitarra. Questo è su un nuovo progetto che si chiama Gea. Spazio dedicato alle produzioni pugliesi su RKO, che cerca di monitorare un po' quello che sta accadendo nella nostra regione, recuperando pezzi dal passato ma soprattutto suonando le nuove produzioni. Per partecipare, perché leggevo poco fa un po' di messaggi di artisti che ci stanno seguendo, potete inviare il vostro materiale a redazione@rkonair.com oppure carlochiccoradio@gmail.com. potete facilmente proprio utilizzare anche le nostre pagine social. Dalle ultime uscite parte appunto questo nuovo singolo per Gea, si chiama C'est la vie. Anche Mistura Loca hanno fatto uscire un nuovo EP, insomma, gruppo salentino che abbiamo conosciuto tanto tempo fa, e ve li faccio ascoltare. Mistura Loca. Puglia Connection, la Puglia che suona. Scaldata al sole del sud, ti dico addio. Ora abbracciami prima che il vento mi porti via. Per conservarti dentro il mio cuore, tanto oramai. E canzoni del triste partire dei marinai. Parlerò di te.
senza pietà. Una belva che grida selvaggia la verità. Porta il silenzio sempre con te, lascia che sia un ricordo di quando toccavo la terra mia. Parlerò di te quando me ne andrò. Tu m'aspetterai, io non tornerò. Poco lontano, al di là del mare, c'è un complesso di case bianche baciate dal sole. Su una di quelle c'è un galletto segnavento rotto che punta sempre a nord. Lì c'è casa mia, o perlomeno c'era. Storia loca, insomma, bravissimi come sempre. Approfitto per salutare Marco e tutti i ragazzi. Mi ero quasi incantato ad ascoltare questo pezzo. Invece, cambiando appunto genere musicale, approfitto per salutare Domingo, un altro insomma artista pugliese che conosciamo molto bene con il suo progetto Don Bruno. Ha fatto uscire da pochissimo questa live session insieme con El Paco e me l'ha mandato, quindi io ve lo faccio ascoltare. Thank you.
Don Bruno e il Paco, e insomma in questa puntata di Puglia Connection, la prima puntata del 2021, come dicevo, una novità, perché non sono mai intervenuto in voce in questo spazio, quindi lo farò invece in questa nuova edizione, un po' per commentare i pezzi, per appunto farveli conoscere meglio, sperando di poter ospitare ogni settimana un gruppo qui in studio oppure in diretta telefonica. Vi ricordo che Puglia Connection va in onda ogni lunedì dalle 18 alle 19 circa, ho già sparato di qualche minuto. Vi lascio con l'ultimo pezzo, e ovviamente trovate tutto quanto in podcast sulla nostra piattaforma www.rkonair.com. Poi trovate i podcast e quant'altro anche sulle nostre pagine social. Insomma, è facile, molto facile. Detto questo, ciao da Carlo Chicco. Connection. La Puglia che suona.